Svolta pazzesca nella storia dell'Inter. Per la prima volta un club di Serie A passa una cordata di imprenditori cinesi. È la prima squadra a passare ovviamente da quello che era comunque Massimo Moratti, quindi un imprenditore italiano, un altro orientale, Tuir, per poi a passare definitivamente, almeno in questo caso per il 70% delle quote, a degli imprenditori cinesi. Andiamo per gradi, ragazzi. Oggi è una giornata storica. Alle 9, infatti, il gruppo Suning, capitanato da Zhang Jindong, ha deciso di acquistare definitivamente il 70% delle quote dell'Inter. Tuir resta presidente per il 29,5%. Moratti, dopo 21 anni di grandi successi e soddisfazioni, e peccato anni abbastanza cupi gli ultimi, dopo post triplete, lascia definitivamente l'Inter. Un grande grazie a un presidente che comunque ha sempre fatto il bene della squadra, prima lui e ancora prima di lui suo padre. Parliamo un po' della cordata cinese. Chi sono queste persone? C'è ancora un po' di scetticismo, c'è chi invece vuole guardare il lato positivo, perché con loro arriva Yaya Touré, quindi considerate praticamente ufficiale ormai l'arrivo di Yaya Touré all'Inter. E comunque sono una cordata cinese che si occupa, diciamo, nel settore dell'imprenditoria, ovviamente nel settore degli elettrodomestici. Zhang Jindong è il capo, chiamiamolo così, è il membro più importante della commissione, infatti è quello più rilevante, la 403esima personalità più ricca al mondo sulla faccia della terra, e può contare un patrimonio che arriva veramente a miliardi e miliardi. Che dire, secondo me è la cosa migliore. Gli investitori stranieri hanno reso comunque negli ultimi anni squadre che prima non erano comunque quelle che conosciamo oggi, come il Chelsea, che ha vinto solo 5 campionati inglesi, una Champions League e qualche Coppa d'Inghilterra, prima dell'arrivo di Abramovic e di Bruce Book successivamente non aveva vinto nulla, non era una squadra che forte come la conosciamo oggi. La stessa cosa è il Paris Saint-Germain, che tirava avanti con Nenè, poi è arrivato lo Sheikh ed eccoci qua. Come per esempio il Manchester City, che fino ai primi anni del 2000 a Manchester c'era una sola squadra e questo era lo United. Dopo sono arrivati gli sceicchi, ovviamente hanno comprato Agüero, Silva, Touré, giocatori che oggi conosciamo al City. E l'Oriente è la nuova frontiera del calcio, lo stiamo capendo anche dai giocatori che vengono considerati scarti nelle loro serie di appartenenza e che poi vanno a giocare in Cina. Giocatori che comunque si rimettono in gioco in un campionato un po' meno competitivo, ma che sta comunque acquistando giocatori del calibro di Martinez, Guarin, Alex Teixeira, Ramirez. E proprio questi ultimi due nomi, Teixeira e Ramirez, potrebbero essere girati all'Inter in cambio degli scarsoni tipo Felipe Melo, oppure che ne so, Nagatomo, Juan Jesus. E quindi questo sarebbe molto utile, perché diamo giocatori meno competitivi per un campionato meno competitivo, per ricevere giocatori che comunque potrebbero essere utili. A mio avviso Ramirez è utilissimo. Teixeira me ne hanno parlato molto bene, ma non l'ho mai visto all'opera. Intanto qui impazza la veste ovviamente per questa cessione. Che dire poi, per il resto questi imprenditori hanno detto di voler estendere le loro frontiere attraverso lo sport, che è uno tra i beni più preziosi che esiste sulla faccia della terra, almeno queste sono parole sue. Durante la sua ultima intervista ha detto: riporteremo l'Inter a livelli altissimi. Non è detto che però resti Roberto Mancini, perché non è stato nominato neanche una volta in questo grande discorso che ha fatto il patron del Suning per annunciare quelli che sarebbero stati i possibili piani futuri. Chissà, con Mancini arriverebbe Touré, se ne andasse Mancini ritornerebbe Kovacic e forse arriverebbe Simeone. Utilizziamo il condizionale. In tutti i casi sono molto contento, perché potremmo fare una campagna acquisti faraonica. Non dico chissà chi, ma mi aspetto di vedere Yaya Touré ovviamente all'Inter, perché quello è già fatto. Abbiamo Banega che è uscito allo scoperto oggi, Erkin, chissà, Schweinsteiger in prestito. Ora vedremo se sarà un fuoco di paglia o potremo finalmente gioire dopo tanti anni di sofferenze e soprattutto campagne acquisti che, a parte l'ultima, erano state sempre al di sotto delle aspettative. Se siete contenti lasciate un mi piace, lasciate un'iscrizione, arriviamo a sti benedetti 500 iscritti fino a prima della fine di giugno. Noi ci rivediamo al prossimo video. Welcome Jiangsu Suning. Bella a tutti ragazzi, un saluto al vostro Silverale che oggi è molto contento. Welcome Inter Made in China. Bella ragazzi.